è nell'occhio del ciclone oramai da mesi, ma da giorni, da quando nel weekend c'è stato appunto questo funerale di Vittorio Casamonica che abbiamo ricordato più volte. Vi ha soddisfatto la reazione di Gabrielli, così come è uscita ieri, cioè il fatto che appunto un po' c'è stato un difetto, una mancanza di informazioni, ecco? Non ci ha soddisfatto perché non riteniamo questa cosa credibile, nel senso che ogni volta ad esempio che noi organizziamo un evento, dal più piccolo infopoint all'evento del Circo Massimo, il gabinetto del sindaco ci ha guardato qualsiasi cosa, hanno anche contato per un altro po' i cestini che mettevamo per la raccolta dei rifiuti. E ogni volta che si organizza un evento bisogna chiedere delle autorizzazioni, un OSPO, un'occupazione di suolo pubblico, quindi a questo evento, a questo funerale che ha destato tanto scalpore giustamente, erano presenti esponenti della polizia locale, quindi francamente l'indignazione del PD, dopo che al PD appunto in questa vicenda di Mafia Capitale sono stati arrestati diversi esponenti e buona parte del Consiglio Comunale, un Presidente dell'Aula, un Assessore, dopo che i vari Buzzi hanno finanziato le loro campagne elettorali, dopo che il Sindaco era assente perché era ai Caraibi, come capita purtroppo troppe volte in questa città. Francamente l'indignazione del PD non ci sembra credibile. Se poi, come dicono, questo funerale, come in effetti è il sintomo e l'evidenza che a Roma la mafia esiste, è inutile indignarsi e fare le lacrime di coccodrillo o organizzare contro eventi. Domani c'è un Consiglio dei Ministri che deciderà sullo scioglimento di Roma, del Comune di Roma per mafia, se il PD, come hanno detto molti suoi esponenti, tra cui il vice sindaco nonché parlamentare Causi, dice che c'è la mafia a Roma, l'unica soluzione non è fare contromanifestazioni, ma sciogliere il comune per mafia, perché diversamente operando, pur manifestando un'indignazione poco credibile, non si fa altro che favorire, volenti o nolenti, il fenomeno mafioso. Allora, comunque che il sindaco, diciamo, Marino assente, alternativamente messo, si dimetta, tutti i punti, cosa che dovrebbe tutti i punti a fuoco che tempo. Vogliamo definire. Allora, De Vito, perché lei dice, primo, i responsabili non è possibile che nessuno paghi, lo dice anche Grillo, no? Stamane sul blog, vero? Sì, Max? È esattamente di ieri, sì. Il post che è comparso titolando Casamonica, io non c'ero oppure dormivo, il post sul blog di Grillo è firmato da Fico che dice la responsabilità, specie quando assunta per incarichi pubblici, è e deve essere una promessa. Non importa se viene infranta, chi se n'è fatto garante deve rispondere, non con una nuova promessa ma lasciando il proprio incarico con dignità. Questo, diciamo, è un primo punto. Il secondo punto riguarda le ferie di Marino, perché questo è stato un altro argomento che ha fatto discutere. Il terzo punto è quello che accadrà domani in Consiglio dei Ministri. Allora, primo punto, Esposito. Mi sono già bruciato tutto, quindi. No, ho fatto la copertina, dai, le ho riconosciuto un merito, De Vito, quantomeno di ampiezza di ragionamento, così buttiamo tutto dentro. Che facevano politica 30 anni fa. Se posso intervenire su quanto dice Isabelli, che comunque condivido parola per parola, a Roma è rimasto un vice sindaco e peraltro svolge anche, come l'assessore Esposito, svolge anche l'incarico di parlamentare, quindi un vice sindaco part time. Ma poi il Parlamento è chiuso. Non contestiamo soltanto questo, cioè a Roma c'è stata un'indagine dove è stato arrestato buona parte del PD. A luglio avete approvato un bilancio, e ve l'abbiamo evidenziato in anticipo, dove avete prorogato diversi appalti a soggetti coinvolti in mafia capitale. Il 27 il Consiglio dei Ministri deve decidere sullo scioglimento del Comune o meno. De Vito, voglio sentire Cerasa che poi ci deve salutare. E quindi, siccome poi stamane, solo una cosa, per favore, dire, siccome no, si dice che il sindaco Cerasa non è mai consapevole di quelle cose che gli abbiamo detto su quel bilancio, che dopo ha comunque approvato, era consapevole, quindi proroghe di appalti a soggetti allora, di mafia capitale. Allora, il discorso è quello, oggi leggo sui giornali, Repubblica e Corriere. Devo solo replicare un attimo quanto detto dall'assessore, senatore Esposito. Intanto quindi, quanto mi ha fatto piacere, perché quello che faceva vedere il servizio era proprio quello che dicevo, cioè nel bilancio approvato a luglio c'è una proroga, non di 6 milioni e 6, ma 6 milioni e 6 più 6 milioni e 8, proprio per i residence che faceva vedere il servizio. Quindi parliamo di una proroga che ha fatto Marino, l'avevamo anche avvisato, quindi lo ha fatto consapevolmente, per 13 milioni e 4 per 4 mesi. Appunto, questi residence costano più di 2.000 euro a famiglia. Riguardo al censimento del patrimonio, va rilevato che questa giunta, l'assessore Esposito era già commissario di Ostia, il 28 febbraio scorso ha
fatto una delibera con cui ha anche stabilito la vendita di questo patrimonio immobiliare. Noi avevamo appunto detto, prima di fare una vendita facciamo un censimento, vediamo questi immobili quanto rendono, perché ci sono degli affitti così bassi. Gli affitti non riguardano solo Casa Monica, ad esempio c'è un affitto di un noto stabile di 1000 metri quadri più 2400 scoperti, che questa stessa giunta ha affittato a poco più di 1000 euro, 1200 euro al mese a una nota cooperativa coinvolta in Mafia Capitale, e poi l'ha anche inserito nella delibera di vendita. Quindi noi avevamo detto, prima di svenderci il patrimonio immobiliare, che può fruttare 150 milioni di euro all'anno in più, come abbiamo evidenziato nella commissione di revisione della spesa, piuttosto che i pochi spiccioli che rende, procediamo a un'anagrafe del patrimonio immobiliare, vediamo chi sono i furbetti che non possono star dentro. Invece loro non l'hanno fatto, e a queste persone ora stanno anche vendendo gli immobili. Per quanto riguarda gli Spada, non posso veramente accettare che dopo che il Partito Democratico ha veramente quasi mezzo consiglio coinvolto nell'indagine, che si tenti di gettare schizzi di fango sull'unica forza politica parlamentare che non è coinvolta nell'indagine. Quindi, infatti scuotevo la testa su tutto. Quindi gli schizzi di fango sono restituiti al Movimento 5 Stelle contro gli Spada, giusto? Ma a Ostia il Movimento 5 Stelle come a Roma contro la mafia, nell'ambito di un'indagine per mafia in cui il PD è fortemente coinvolto. Il Movimento 5 Stelle è contro chiunque contro qualunque famiglia sia legata. Anche tu, io non riesco a capire perché tu, onorato, ogni volta che gli parli della famiglia Spada riescono a nominarla. Io sinceramente non so neppure chi sia. Ma sei il capogruppo del Movimento 5 Stelle e non sai cos'è la famiglia Spada? Ovviamente so cos'è la famiglia Spada, conosco neppure un esponente, non so neppure chi sia. Il Movimento 5 Stelle combatte la famiglia Spada, il Movimento 5 Stelle combatte la mafia a Roma in un'indagine per mafia. Combatte la famiglia Spada in un'indagine per mafia in cui il PD è fortemente coinvolto. Spada, Fasciani, chiunque sia, Casa Monica. Noi facciamo una commissione. Quindi qualsiasi maldestro tentativo di gettare sangue sono frasi buttate lì. A Roma in particolare è un buco nero oscuro. Io l'unica cosa che ribatto dei dito è, e allora per ragione dello si fa un censimento di quel patrimonio. L'assessore danese ha messo le mani su questo, mappato, perché su questo, anche una risorsa, su questa, allora non lo si vende se non si sa che cosa appena, no, per cortesia, l'assessore danese ha appena messo mano nell'assessorato, l'assessore alla casa, è stata toccando immediatamente la mappatura, la stiamo facendo a patrimonio venduto, portatevi a casa un risultato, avete chiesto una cosa, la stiamo facendo a patrimonio venduto.